Allo, ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Mi trovo in Kenya, è già uscito un altro video del Kenya, lo trovate nella scheda o in descrizione. Oggi andiamo nel parco nazionale dello Tsavo Est a fare un safari, ma prima facciamo un passo indietro. Ciao ragazzi, sono le 5 del mattino e partiamo. Ciao Catania. Bene caro. Tutto benissimo. Tutto bene? Benissimo. La prima cosa da fare è fare 100 metri in quella direzione fino ad arrivare nel parco dello Tsavo Est, dove ci sono tutti gli animali. La prima cosa che si nota avvicinandosi al parco è che la terra diventa totalmente rossa. Vedete? Rosso come le mie scarpe. Non sapevo che la Lacoste facesse anche i fiumi. Ma è il momento di scoprire chi saranno i nostri compagni di viaggio. Mio papà, Elena e Francesca, Mauro, Valeria e Camilla. Detto questo, possiamo partire. Il safari non è come andare allo zoo. Gli animali sono liberi, bisogna stare con le orecchie dritte per riuscire a scovarli. Potresti anche non vedere niente se non sei fortunato o attento. Vedere gli animali nel loro habitat naturale è un'esperienza unica che tutti dovrebbero fare almeno una volta nella vita, perché ti fa riscoprire il contatto con la natura. Le varie jeep e pulmini comunicano fra di loro tramite delle radio e quando qualcuno avvista qualcosa chiama subito gli altri. Ovviamente le prede più ambite sono i felini, ovvero i leoni, e i pochissimi e difficilissimi da trovare, ghepardi e leopardi. Meno ore di pranzo, siamo arrivati nel campo tendato in cui dormiremo questa notte. Ci hanno dato questo per darci una lavata. Non si vede, ma è tutto rosso. Voi non potete rendervi conto, il bagno, sì sì, è tutto figo, il letto, il baldacchino, sì sì, è tutto figo, però guardate. Cioè, fuori dalla finestra abbiamo gli animali. Cioè, là ci sono gli elefanti, raga. Qui ci sono le zebre, che non le trovo più, quelli sono tutti bufali. Devo rientrare e chiudere le finestre perché alla reception mi hanno detto di tenerle sempre chiuse, perché sennò ti entrano i babbuini in camera e ti svuotano tutto. Questa qui è la nostra camera. Qua ci sono gli elefanti. È la piscina. Voi avete mai mangiato con gli elefanti? L'elefante africano è l'animale terrestre più grosso del mondo. Può arrivare da 3 alle 8 tonnellate. Le femmine 3-5, i maschi 5-8. E sono stupendi. Io non ho parole, non sono mai stato in un posto simile, cioè ci sono gli elefanti qua. E aggiungerei che gli elefanti, questi qua, in verità sono grigi, ma li vedete rossastri perché si riempiono di fango, come sta facendo quello laggiù in fondo, perché il fango crea uno strato protettivo che li protegge dagli insetti.
E con questo è finita la parentesi Piero Angela. Adesso basta elefanti, perché risaliamo in macchina e andiamo a fare un altro giro fin quando non diventa buio. Lui è il nostro autista, the driver. Thank you so much. All'albergo dopo la nostra infruttuosa uscita serale, purtroppo non abbiamo visto quello che cercavamo, che sono sempre i pasti più rari, ovvero leoni, ghepardi, che però sono difficilissimi da vedere. Però in compenso abbiamo visto una quantità spropositata di elefanti. Ci consideriamo comunque soddisfatti. Ciao ragazzi, mi sono dimenticato di vloggare, ma abbiamo fatto cena e adesso, anche se sono solamente le 10 di sera, andiamo a dormire, perché oggi abbiamo fatto 300 ore di jeep nella savana, siamo molto stanchi. Ci appostiamo un attimo alla finestra, guardiamo qualche elefante e andiamo a dormire. E ci rivediamo domani mattina. Per voi sarà immediatamente, basta fare così. Eccoci qua, buongiorno, si riparte. Anche se fuori è ancora notte. Mette l'ansia. Ricordatevi sempre di iniziare la giornata con una bella colazione, perché è il pasto più importante della vostra giornata. Ma chi è lì che fa? Ma che oh! Prima di andare avanti facciamo un piccolo break e vediamo tutti i disegni che mi avete mandato su Instagram. Seguitemi su Instagram, ispirati dalla miniatura di questo video, che è questa qua. Vediamo i vostri disegni. Siete davvero molto bravi, possiamo continuare. Hi man. Hi, good morning. Ogni mattina in Africa Pica Palindromo sa che dovrà correre, se no perderà la jeep. Corsaro, stamattina lo vediamo il leone. Lo prendiamo per un no. Lo vediamo il leone. Scelto, lo vediamo. Speriamo. Stiamo speriamo. Sono 5, 3, 4, 5, 6, 7. Corsaro, ci chiesti i leoni, 9 ne abbiamo visti, adesso le giraffe. Basta le giraffe, sì. Dai, cerchiamo giraffe, vai. Grazie Corsaro, subito. Subito. Fino per i 30 anni. E pesa 2 tonnellate, ma crescono ogni 2 anni. Conosci Piero Angela? Ah? Conosci Piero Angela? Oh, bene. In Africa volete dare una mano, il modo migliore è comprare la farina. Ma
Adesso Corsaro ci ha portato a una scuola dove lasceremo un po' di quaderni. Ero già stato in Kenya ed è proprio tornando in questa scuola in cui c'ero già stato 7 anni fa che qualcosa non mi è piaciuto. Facendo 2 rapidi calcoli, su quella strada in quella scuola passano circa 30 macchine al giorno, come minimo 10.950 macchine l'anno. Ogni jeep si ferma e vengono lasciate qualche quaderno, qualche maglietta e alcuni delle vere e proprie donazioni. In 7 anni sono passate circa 76.650 jeep piene di 4-8 persone ed ognuna di queste persone ha portato e lasciato qualcosa. E non vi sembra incredibile che la scuola dopo 7 anni sia nelle stesse identiche condizioni? Dopo essere riandato in questa scuola mi sono fatto un pelino furbo e mi sono reso conto che le scuole in Kenya, sia quelle pubbliche che quelle private, prevedono come minimo la divisa, anche solo guardando in giro te ne accorgi quelli che vanno a scuola. Quindi facendo 1+1 ho dedotto che questa scuola è un po' una trappolona per i turisti. Lo stesso vale per molti orfanotrofi in cui vi portano direttamente i villaggi turistici che ogni settimana portano i loro clienti sempre nelle stesse strutture. Ho fatto un po' mente locale e voglio darvi qualche consiglio se vi capiterà di andare in Africa. Primo, i bambini vedendovi per strada inizieranno a chiamarvi caramella perché tanti pensano sia il nome degli uomini bianchi. Ma voi non dategliene di caramelle perché sennò aggiungerete solo un altro problema. Perché se l'unica cosa che mangiano sono i dolci, oltre alla malnutrizione avranno anche i problemi di carie. E per gli africani i dentisti o i dottori in generale sono difficilissimi da trovare o da poterseli permettere. In Africa tutti hanno bisogno, ma i posti frequentati dai turisti di sicuro molto meno, quindi se avete qualcosa da dare, da lasciare in giro, avventuratevi un po', toglietevi dalle strade principali e vedrete che i villaggi periferici hanno sicuramente più bisogno di quelli frequentati dai turisti. Se avete qualcosa da dare, non datelo nelle tappe in cui vi fermano i tour turistici. Al contrario, se potete, date quello che avete alle scuole, quelle vere. Altrimenti i genitori spingeranno per mandare i bambini per strada nelle tappe dove passano i turisti piuttosto che a scuola, mentre è molto più importante che loro studino. Ultimo consiglio: appena in Africa vedono una mozzarella, che siamo noi bianchi, tutti cercheranno di approfittarne in qualche modo. Quindi se voi andrete in uno shop a comprare della farina, ve la faranno pagare in un prezzo che è più o meno lo stesso che trovate qui all'Esselunga. Quindi un piccolo consiglio che vi posso ancora dare è: se andate in giro in quei villaggi un po' periferici, non battuti dai turisti, lasciate magari dei soldi, perché se loro vanno a comprare della farina, con quello che a noi vendono un sacchetto, allora ne danno 4 pacchi. Detto questo, spero che il video vi sia piaciuto. Se così fosse, lasciate un like e scrivetemi in un commento quale animale vorreste vedere voi nel suo habitat naturale. Se volete, in descrizione c'è l'altro video che ho realizzato in Kenya. Iscrivetevi al canale per non perdervi nessun video. E dal vostro piccapallino per tantissimo è tutto. Io vi saluto e vi do appuntamento ad un prossimo video, sempre qui in mia compagnia. Ciao!